Ciao Peppe, nella mia vita ho sempre pensato che credere in qualcosa un giorno ci avrebbe portato a realizzare qualcosa di ancora più grande di ciò in cui credevamo al principio. Non so se mi spiego, ma vabbè. Conoscete la storia del filo rosso e del destino? Se non la conoscete, sto qua oggi per raccontarvela perché è una cosa che mi interessa molto ed è un qualcosa in cui mi sento di credere, capito? Perché è una bella storia che in qualche modo ci dà una spiegazione su ciò che è l'amore oggi e ciò che è il destino. La leggenda parla di un ragazzo che un giorno, stufo del fatto che non si era ancora sposato e che non aveva una donna al suo fianco, decise di andare in giro per cercare un uomo. Trovò quest'uomo, aveva un libro in mano e un sacco sulla spalla. Questo libro era il libro dei matrimoni e di tutte le unioni che ci sarebbero state nel mondo da quel momento in poi e anche da prima. Il sacco invece era praticamente pieno di un filo rosso che univa tutte le coppie che un giorno si sarebbero dovute sposare. Praticamente quell'uomo era l'uomo che si occupava dei matrimoni e delle unioni. Quando il ragazzo arriva dall'uomo, gli chiede perché lui non abbia ancora trovato una donna da sposare. L'uomo risponde che la donna che lui dovrà sposare esiste, però adesso, ovvero nel momento in cui si narra la storia, ha soltanto 3 anni. Così il ragazzo, incredulo da ciò che l'uomo ha detto, secondo questo ragazzo era impossibile che un giorno si sarebbe innamorato di qualcuno così più piccolo di lui. Così il ragazzo, oltre a questa domanda, oltre alla domanda riguardo il fatto che lui non avesse ancora una ragazza o una sposa, prima di andarsene chiese a questo signore cosa fosse quel sacco che aveva in spalla. Il signore rispose appunto che il sacco era pieno di un filo lungo, indistruttibile, che all'occhio umano è però invisibile e che lega tutte le persone. Così il ragazzo, furioso e ancora più incredulo di prima a causa di ciò che aveva appena sentito, si infuriò ancora di più e decise di ordinare ad un suo servo di uccidere la bambina di cui il signore parlava. Così il servo andò da questa bambina, che aveva 3 anni, e cercò di ucciderla, ma non ci riuscì e la ferì sul volto. Il signore disse al ragazzo che lui avrebbe conosciuto sua moglie soltanto dopo 14 anni da quella discussione. Il ragazzo se ne andò. 14 anni dopo conobbe una ragazza che aveva 17 anni e si innamorò. Il legame tra i due era sempre più forte, così si sposarono. C'era un fatto strano, ovvero la ragazza portava sempre una fascia in fronte e suo marito non le aveva mai chiesto il perché di questa fascia. Però arrivati in un momento di intimità tra i due, il ragazzo decise di chiedere alla ragazza cosa fosse quella benda che aveva in fronte. La ragazza rispose che da piccola un uomo cercò di ucciderla, ma non ci riuscì e la ferì in testa. Così i due scoppiarono a piangere, lei perché si era commossa per aver raccontato di nuovo la sua storia e lui perché ricordò di aver ordinato al servo di ucciderla. Così lui decise di dire la verità a sua moglie e gli disse che se si era procurata quel taglio la colpa era soltanto sua e gli chiese anche di togliere quella benda. Così la ragazza si tolse la benda e i due vissero felici e contenti per l'eternità, o almeno fin quando non morirono, vabbè, se fa per Dio. Si dice che noi tutti abbiamo un filo rosso legato qui, al mignolo sinistro, che però è invisibile, quindi non lo vediamo, ma c'è. Questo filo rosso però non è continuo, ma è strappato, è staccato. La parte mancante appartiene alla nostra anima gemella, che non si sa dove sta, cosa fa in questo momento della sua vita, ma comunque si dice che noi siamo destinati ad incontrarla e si dice anche che un giorno questo filo rosso si ricongiungerà alla sua fine, quindi ci sposeremo con la persona che ha questo filo rosso come noi.
tutti noi quindi abbiamo questo filo. Ogni parte di filo si ricongiunge ad un'altra parte, combacia ad un'altra parte. Non importa se c'è la distanza fisica, la distanza temporale, la distanza mentale, perché un giorno ci ricongiungeremo alle nostre anime gemelle e un giorno, non importa cosa, non importa quando, non importa dove, le sposeremo. Quindi magari in questo momento neanche conosciamo la nostra futura anima gemella e il nostro futuro marito e il nostro uomo, l'uomo della nostra vita, ma prima o poi lo conosceremo. Ma si dice che è già scritto che noi dobbiamo conoscerlo. Avete presente quando i fili si annodano con le cose che trovano in giro, no? Tu magari c'hai un filo in mano, quel filo ti rimane impigliato al tavolo o che cosa? Ecco, le relazioni che abbiamo, che non sono inutili ovviamente, perché con ogni relazione, con ogni cosa che ci accade noi impariamo qualcos'altro, sono quegli impigli, sono i nodi del filo, per un momento ci impediscono di continuare a vivere la nostra vita e di continuare a correre verso quello che sarà il nostro destino. Io personalmente ci credo a sta cosa, perché è una cosa che mi affascina e ti fa pure credere di essere un po' meno sociale. Comunque no, sul serio, mi piace come leggenda. Poi un po' si ricollega anche al fatto che, non so se fate filosofia, però io purtroppo quest'estate ho dovuto studiare come una pazza, ma comunque Aristofane, quando gli fu chiesto cosa credeva che fosse l'amore, lui rispose dicendo che prima dell'esistenza dell'uomo e della donna esisteva un'altra creatura che era sia uomo che donna e che quindi aveva entrambi gli organi genitali, che aveva quattro braccia, quattro gambe e due teste. Però una testa era rivolta da un lato e un'altra testa era rivolta dall'altro lato. Un giorno questa creatura, detto uomo palla, lo so che adesso riderete, ma vabbè, ci ho riso pure io per qualche mese, ma poi mi sono resa conto che da quella risata dipendeva il mio debito o la mia bocciatura. Praticamente quest'uomo, detto uomo palla, un giorno fece infuriare le divinità e Zeus, il dio degli dèi, decise di punirlo dividendolo in due. In questo modo si vennero a creare due esseri umani, l'uomo e la donna. La prima parte di questo essere andò verso una direzione, la seconda parte andò verso la direzione opposta. Quindi queste leggende, se ci pensate bene, sono molto simili, perché il filo è stato diviso in due e il corpo dell'uomo palla è stato diviso in due. Una persona va da una parte, l'altra persona va dall'altra parte, ma prima o poi si ricongiungeranno. Spero vi sia piaciuta la leggenda e spero vi sia piaciuto il video. Se avete apprezzato, mettete un mi piace qui sotto, iscrivetevi oppure commentate facendomi sapere la vostra opinione. Condividete quanto volete e niente, vi si ama, ciao polpette. Vi ricordo che il 9 agosto ci sarà lo speciale perché è il primo anniversario della pagina e quindi pubblicherò il video in cui vi ho chiamati al telefono l'altro giorno. E vi si ama, l'ho già detto, ma vi si ama tre volte. Ciao polpette.